Uè. Ho trollato. Cosa, mute? Il timing? No, beh, ma non c'era il sync. Non c'era il sync oggi. No, beh, quando arrivava a zero fa niente. Non sempre faccio il sync, mute. Dipende dalla canzone. Buongiorno a tutti, comunque. Buona domenica. Sono troppo basso. Tipo, boh, non lo so. Comunque, buongiorno, come va quest'oggi? Io da ieri che non ho linea con Linkem. È un problema che avete anche voi? C'è qualcun altro che ha Linkem? Ciao Manu. Sei carino, sei ok? Sei il Manu che vorrei. Ah. Visto? Oggi abbiamo le seguenti cose da fare. Oggi abbiamo 4 chiacchiere, as always. Trailer della settimana, che non ho per niente aperto, manco mezzo, quindi dopo li andiamo ad aprire insieme, purtroppo oggi ho fatto tardi, e unboxino. Dopo le stories di ieri sera ho capito molte cose, occhiolino, ossia, che storie? Ho finito di vedere alle 4.30 Stranger Things 4 volume 1, tu l'hai finita? Sì, io l'ho finita in anticipo, cioè l'ho finita in anteprima, l'ho vista in anteprima. Stabby One su Fortnite, lo so, l'abbiamo già giocato, l'abbiamo preso ieri o l'altro ieri, e sì. Se stai in metà Cobra, ma comunque Cobra, te, cioè, se sa, te sei visto, tu hai finito tutto il Trono di Spade in, boh, 3 settimane. L'altro giorno mi hai detto, stavo Stranger Things stagione 2, mo stai, hai finito tutta la terza, stai a metà della quarta. Tempo infinito, Cobra, ma dove lo trovi? Poi, gni, devo mettere la legna. Ma do quando la metti? Hai provato Roller Champions? Gioco che su me esploderà. Sì, l'ho provato. E l'avevamo provato nella beta. L'abbiamo rigiocato qualche giorno fa. Gioco che secondo te esploderà? Non lo so, sinceramente. Anche perché il gioco è già uscito. E non mi sembra sia esploso manco un minimo con il gioco uscito. Boh. Non lo so, è un po' tipo, a me ricorda molto, l'avevamo detto, qual è quel gioco che arrivò per un po' di tempo, con le palle, e che poi è scomparso. No, Willy, non lo voglio, lo guardiamo al Watch Party. Però, boh, succede che non ci sono neanche sotto di... Knockout, bravi. No, che Among Us. Knockout. È uscita la season 6, pensa. Di cosa? Ah, di Knockout. Quel gioco è bello che è volato, cioè. Infatti io mi ricordo che... Nutrivo molta poca fiducia. Nutrivo veramente molta poca fiducia per quel giochino. Buongiorno a te, ti bomba sti capelli. Poggers. Ieri Sparapalle mi ha detto che sembravo Justin Bieber. Niente, ve lo tanco, ragazzi. No, mi ha detto sembro Justin Bieber di Baby. Della canzone quando aveva fatto Baby nel 2013-14. Me lo volevi dire anche te, mute? Ok, perfetto. Io quando comincio una serie sì e no dormo 3 ore. Ma perché, Cobra? Ma come fai? Io oggi ho dormito 4 ore massimo, nemmeno 3 ore e qualcosa. Cioè, sono andato a letto alle 5:30. Io. Cioè. Ricordavi un po' più sbarbato, JB. Visto. Bevuto ieri? No. Mezzo bicchiere di vino. Ma la verticale di Spara ieri? Ma voi non so quello che avete visto. Non so da che storia l'avete vista la verticale di Spara ieri. Ma non so se avete visto la parte finale, ragazzi. Che a un certo punto arrivano i carabinieri e lo cacciano. Non so se c'è nelle storie questa cosa. Stavamo vicino al ristorante dove siamo stati. Davanti il Parlamento. Ok, Manu. E ci sta tipo la guardiola. E dentro c'erano 2 agenti. E a un certo punto prendono ed escono fuori.
diciamo, tra virgolette, si incazzano, ok? È uscito il trailer di un nuovo film di Chris Evans che uscirà su Netflix quest'estate. Ora non vi preoccupate, dopo apriamo tutto. Ho visto Manu, te me ne hai passati un botto sta settimana. 32 video. Follia. Sembrano tantissimi. Sembrano tantissimi. Proprio un botto. Secondo me è meglio delle altre stagioni questa di Stranger Things? A parte che non è finita, quindi non è una valutazione completa. Però a me è piaciuta. A me è piaciuta. Ci sono molte storie, molti personaggi. C'è cioè una storia con due personaggi nello specifico che, boh, per ora è letteralmente inutile. E se l'avete visto sapete qual è. Perché, boh, si fanno i cazzi loro, non serve a niente rispetto al resto. Per ora, spero che prima o poi abbia un futuro, ovviamente. Però sì, cioè a me è piaciuta. La mia classifica, cioè vabbè, la quarta consideriamola un attimo a parte perché deve finire. Però la mia classifica personale è terza stagione, prima stagione, seconda. Terza, prima, seconda, sì. Quello che ho visto è bella, ma troppi momenti morti. Nella stagione 4. Ah, boh, a me non ha dato questo effetto. A me ha dato l'effetto che succedono, che è una storia molto lunga, che succedono tante cose. Però, boh, no, momenti morti. No, boh, a me è piaciuto. Cioè, si sono presi il tempo di cui avevano bisogno. A luglio, quindi, escono gli ultimi due episodi. Esatto, sì. Come andrà ieri? Tutto a posto? Tutto ok, abbiamo mangiato, vi faccio vedere questa, allora, golosa carbonarina e, come si chiama? Dei cosettini. Dei cosettini. Potevano pensare di portarlo al cinema l'ultimo episodio? No. Non credo, ragazzi. Di solito, semmai di solito queste cose le fanno per i primi, tipicamente, però. Hai visto la nuova stagione di Better Call Saul? No, non ho mai seguito Better Call Saul. Non ho mai seguito Better Call Saul. Andrò a vedere Lightyear il 15 giugno. Assolutamente sì. Cazzo, mi hai ricordato che è così vicino. Prossimi film che voglio vedere sono Lightyear, Jurassic World e poi boh. Non mi ricordo. Tutti che parlano di Stranger Things, ma nessuno che parla di Obi-Wan. Ma no, Mute. È che Stranger Things. Comunque, per quanto ti dirò, anche a me fa strano, ma Stranger Things è onestamente più grande. È onestamente più grande rispetto a Obi-Wan. E poi comunque è uscita, diciamo, tutta. Obi-Wan è in corso, settimana per settimana. Cioè. Ora a luglio. Ah sì, vabbè, però a giugno, stavo ragionando su giugno. Promesso la maturità consigli. Azza, consigli per la maturità. Che alla fine poi è molto più semplice di quel che puoi pensare. Cioè, non ti far prendere dall'ansia, vai con calma, con tranquillità e si fa. Qualche giorno, la settimana scorsa avevi una cosa segreta e hai detto cos'era? Sì, Roller Champions. Sì. Prossimi watch party, Miss Marvel e The Boys? Sì. Allora, Miss Marvel vedrò in anteprima delle cose. E The Boys invece lo guardiamo tutto insieme. Lo guardiamo tutto insieme. Dureranno più di 2 ore gli ultimi due episodi della stagione 4?
Durano tipo un'ora e 20. No, un'ora e 40, mi sa, 2 ore e 40, una cosa del genere. Ah, Cobra, che devi fare sempre il clown. Grazie per il resub di livello 2 e bentornato nella flotta spaziale per il 25esimo mese. Hai sentito parlare del film horror su Winnie the Pooh? Sì, non so se è uscito un trailer, però. Però sì. Però sì, hanno rilasciato delle foto. E vi dirò, sono curioso. Cioè, immaginate tipo la stessa cosa con Topolino. Succederà al 100%. Vero, Manu, secondo me hanno messo solo le foto, sai. A proposito di B1, ho visto che hanno già annunciato la linea Hasbro dedicata al droide Lola. Sì, l'ho visto anch'io. L'ho visto anch'io. Beh, è carino. È carino, dai. Alla fine hanno, cioè, se la ragioniamo un pochettino, hanno creato, a parte il robottino in sé, però il personaggio che c'è il robottino, no? Hanno creato l'effetto Grogu, che funziona sempre alla fine se lo fanno bene. No, perché non credo che facciano scadere i diritti per Topolino. Per ora scadranno, ragazzi. Scadranno tra pochi anni, tra l'altro. Non è una scelta. Cioè, non è che la scadenza dei diritti non è una scelta. È una legge. Dopo un tot di tempo dalla creazione. Uff. Ciao, prof. A te, The Greyman, sembra una gran cazzata. Non so perché, lo aspetto molto. Dopo ce lo guardiamo, Frentessio. No, aperti 4. Perché me l'ero messi nelle note, me l'ero salvati. E poi gli altri li dobbiamo aprire. Mi sono aperto qua, come al solito, tutti i canali delle cose. Ci metteremo un po', però dopo ci guardiamo tutto quel che è. Non si possono rinnovare i diritti? Eh no, c'è un limite massimo, ragazzi. In America. Poi dipende dalle situazioni, però. C'è un limite massimo. E considerate che per allungare i diritti di Topolino, anni fa Disney spinse, diciamo, i politici americani a fare una cosa chiamata forse Mickey Mouse qualcosa per salvare Topolino e prolungare i diritti di copyright. Ciao Drew, tutto a posto di ieri sera? E ieri sera abbiamo mangiato in questo posto, esatto, come diceva Manu prima, no? Poldo e Anna, Poldo e Gianna, una cosa del genere. Abbiamo mangiato delle tipo antipasti. Poi la pasta, molto buona. E poi vabbè, c'era tipo, abbiamo dolcetto. Fine. Erano due che non ci trovavano nel conto di ieri. Allora, c'erano. I due erano, mi sa, come si chiama? Allora, uno era Jack. Ah, ieri ho visto Moonride. Ieri ho visto pure Big Bro per la prima volta. Non l'avevo mai visto. Mi è arrivato tutto felice con la maglietta tipo di Hulk. Mi ha detto: guarda, questa è per te. C'aveva la maglietta di Hulk con Hulk, Wolverine. È un altro personaggio. Era tutto felicione. Comunque era tipo Jack. Che è. Io ce l'ho presente di nome. Ma forse ho giocato pure insieme, ok? Compare in qualche stream. E poi c'era un amico di Gianmarco. Sì, se non sbaglio. Boh, no, poi c'era. C'era un'amica del Fazzone. Non mi ricordo bene. Alcune persone non le conoscevo. Quindi, boh. Qual è il mio film preferito di sempre? Non lo so. È da tanto che non me lo chiedono. Boh. Amica del Fazzone. È anche amica di Chagra. Amica del Fazzone e amica di Chagra. Indie Fox. No, no, no. Ma secondo me l'avete già vista. Cioè, io l'avevo già vista lei, però non. Cioè, nel senso, l'avevo vista. Film che aspetti di più a parte la Marvel? Lightyear. Lightyear. E poi non mi ricordo la metà dell'anno prossimo. Di quest'anno cosa c'è? Ho visto Chip e Chop, solo che hanno messo Sonic.
Quello fatto male per me hanno vinto tutto. Molto carino. Molto carino, secondo me. Sì. Avatar, è vero, no, la film che aspetto di più quest'anno è Avatar. No, 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 Avatar. Avatar. Black Adam. A me, sinceramente, non me ne frega niente di Black Adam, sapete? Proprio zero. Proprio zero. Farò un video su Stranger Things alla fine della prossima cosa. Sì. No, la roccia verrà lì e ti ucciderà con un dito. La roccia sta bene là. Mission Impossible 7, Antonix. Sì, vabbè, a parte che ce l'anno prossimo, no? Mi sembra. Non quest'anno. L'8 giugno esce il trailer di Black Adam. Perché? Mercoledì 8? Che cosa c'è? Sì, no, quello lo so, Manu. Quello era uno dei pochi che ho aperto. Fast and Furious mi piace come saga. Sì, a me personalmente sì, cioè. Dipende quel che vuoi vedere, però. Sì. È Jaden che canta questo? No, NF si chiama l'artista, boh. Sì, che Lightyear faranno un cameo Saints e Leclerc, sì. Umbrella Academy, sto indietro, ragazzi. Ho visto una season. Sainz, vabbè, dai, lo sapete. Sainz, Sainz. Ciao, Sara. Oh! Guarda qui. Guarda qui. Yeah. Chiaramente questa qua era la foto pre-sesso. Ci sarebbe anche quella post-sesso, ma non voglio farti ingelosire. Dai, mi si è spenta da sola la PS5 e ora mi dice che devo reinstallare il software del sistema perdendo tutti i dati. Che felicità. Davvero, Damix? Perdi tutti i dati? Ciao, Jackie? Buongiorno a tutti, 4 di mattina qui, non si dorme comunque. Umbrella Academy, bellissimo. Io ho visto la prima, mi era piaciuta la prima stagione, eh. A voglia, era molto carina. È solo che poi quando è uscita la seconda non l'ho vista e quindi sto indietro. Però i duo su Fortnite con Spara mi mancano. Allora, io ve lo dico, forse sono riuscito a fare la magia. Non solo ho organizzato delle nuove duo con Sparapale nella nuova season, ma anche con Ciro. Eh? Ho giocato con il cellulare? No, io a un certo punto eravamo la sera, poi alla fine siamo andati a casa di Zano e io ho detto tipo spara. Mo andiamo di là. Io ho la console, te al PC, famo duo. Però niente, non si è fatto. Non si è fatto plagiare. Ieri due. Allora, ieri, esatto, ragazzi. Ieri. Allora, ieri. Ho fatto delle duo con Yoshi 93. Con Yoshi Mizu. Improvvisate ieri pomeriggio. Chiaramente io non ho riscaricato il gioco, ragazzi. Ve lo dico. Ma. Per dire, 17 bomboloni. 17 bomboloni. Tutti bot. No, beh, non è che sono bot, è che è il livello di Yoshino. Bravo tu Photoshop. No, 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 è tutto è. Ma che tutti bot? Ma è persone che giocano poco. E ne abbiamo vinte, mi sa, 3. 3? No, forse due, la terza l'ho intata io. Sì, una l'ho intata io e un'altra abbiamo avuto una sfiga, non ricordo bene cosa era successo, però ricordo che c'era una sfiga proprio alla fine. Erano già un paio di settimane che mi dava problemi spegnendosi da sola, ma anche a bloccarsi completamente mentre giocavo la PS5. Ah, potevi chiamare l'assistenza. Il
Il mio videogioco preferito è Destiny 1. Fall Guys, prof. No, direi di no. Prof! Prof, a che ora attacchi oggi? All'1:30, sì? Perché appena attacchi, cioè appena quando attacchi e poi ti raido, devi vedere un video. Cioè, basta che lo apri e... Una cazzata, però avrò un video per te, prof. Per forza. Questa settimana andrò a vedere Jurassic World 3. Non lo so, non l'avevo ragionato. E però sì, esce il 2, il 3, boh, l'1. Vediamo. Vorrei rivedere l'1 e il 2. Aveva già visto, avevano detto. Ma non ho mai detto quale video. Non ho mai detto quale video. Che mi avete hackerato il cervello e sapete già? Quante volte ho visto il dottore strano? 2 volte. Come Spider-Man. Volevo andare una terza. In verità c'è ancora Doctor Strange, eh. Ci sarà anche Nashira, quindi doppia reaction. Azz! Che fate oggi, prof? Però no, non è una cosa. Cioè, non è da vedere, è solo guarda da aprire. Cioè. Insomma, a me mancano botti talk show il martedì insieme a Ron Dredd e Yoman. Erano carini. Apri con gli occhi chiusi. No, è solo. Cioè, nel senso. È un meme. Non. Vabbè. Poi capirai. In verità, magari te l'hanno già detta sta cosa, però. Ma poi in verità, prof, magari te l'ho mandato. Magari te l'ho mandato, prof. Vediamo un po'. No. Come ultimo. Ho aperto la chat WhatsApp del professore. Ultimo messaggio vocale. Ultimo messaggio scritto. Questo pene è enorme. Beh. 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 Ok. Pausers. Erano belli anche quelli con Magic Yoman e Kanje. Molto carino, esatto. Ma si può vedere Jurassic World 3 senza aver visto gli altri 5? Beh, lo sconsiglio molto, Giufrafra, sinceramente. Io ti consiglio almeno. Cioè, poi nel senso, potete vedere quello che vi pare, però. Io ti consiglio almeno di vedere Jurassic World 1 e Jurassic World 2. Però allo stesso tempo. Il Jurassic World non ha senso vederli senza aver visto Jurassic Park. E in tutto ciò, questo Jurassic World è, a livello di personaggi, è un crossover tra i personaggi di Jurassic World e i personaggi di Jurassic Park. Quindi, no, per me dovresti vederti i primi 3 Jurassic Park e i 2 Jurassic World. E i Jurassic Park sicuro stanno su Prime Video. I Jurassic World forse ce n'è uno. O magari l'hanno messi, boh. The Northman, no, alla fine purtroppo non sono riuscito a vederlo. Non so se l'abbiano già messo da qualche parte da poter vedere, ma quando avevo guardato per andarlo a vedere, c'era uno spettacolo al giorno alle 10 e qualcosa e non riuscivo. Vediamo un po' se l'hanno messo da qualche parte, ma non credo. Il trucco è non vederne nessuno. Beh. The Northman. No, per ora non sta da nessuna parte. Ash Developer, grazie per il Prime, benvenuto nella flotta spaziale, grazie mille. Ma ne abbiamo appena parlato, Matt, di Jurassic World 3. Ho detto sì, lo andrò a vedere, non so il giorno, però lo vedrò. Vabbè, ti stai di... Ah, allora... Ragazzi, mi avete appena fatto pensare. Scusatemi. Allora, ho appena letto. Vabbè, stai dicendo dai i soldi al brand di Jurassic. E ok. Lo vedete questo pacco? È della Universal. Jurassic Park e Jurassic World sono Universal. Secondo me è qualcosa a tema Jurassic Park. Wow.
Visto il trailer di House of Dragon? Sì, quando è uscito. Praticamente se cercate il mio nome e House of Dragon dovreste trovare la reaction. Fase preferita dell'MCU? Hai visto tipo la stream di Matioski? Però... parlando delle prime tre, dato che la 4 non è finita, o la 1 o la 3. La 2 è quella che... tra virgolette mi piace di meno. C'è un nuovo video di Velociraptor lì dentro. Ah! Beh. Se è come gli altri ho già visto che cos'è. Ah, no, io non ho visto nulla. Io non ho visto niente, non ho visto niente. Ah, ma volete le Song Request? Manu. Cioè. Telepatia. Tu avrai sentito la mia voce dopo il tuo messaggio, ma ti assicuro che insieme io ho cominciato a dirlo e te hai mandato il messaggio. Allora, vi apro le song request, ragazzi. Potete proporre brani musicali da ascoltare. Cliccate sulla pallina gialla in basso a sinistra e con i vostri... No, che ho letto. E con i punti canale potete proporre dei brani. Mettete il titolo e basta. I punti canale poi ve li ridò. Mi serve solo per avere una lista dei vari titoli. Pazza bet su cosa potrebbe essere? Jurassic Park sì oppure no? Ma quando un bel come cazzo hanno fatto in tema Marvel insieme alla Slim Dogs? Quando vogliono. A parte che penso che da una parte ci sia il problema che magari molte cose le so, quindi va a perdere un po', no? L'effetto wow. Però, troppe palline perse ieri, troppa ludopatia. Non hai manco i punti per le canzoni? Allora. Ma Die For You, ragazzi, di The Weeknd, Ferrentessio e The Weeknd o Valorant? Scrivetemi anche l'artista nel caso, se sapete che c'è un The Weeknd. Intanto ascoltiamo pure questa, vediamo che cos'è. Intanto il 99% è solo Valorant. Che vuol dire? Parapapampam. Bellissimo quello di Valorant, è questa. Ma chi è Valorant? C'è un cantante fin qua. Diciamo che ci si arriva. Ci si può facilmente arrivare. Mi piacerebbe un film o una serie su Captain Carter, molto. Non necessariamente. Allora, dipende. Guarda, per me lei potrebbe essere la nuova Capitana America. La preferirei molto di più a Falcon. E io purtroppo Falcon, ragazzi, non mi è mai stato simpatico. Non lo so. Non mi ha mai conquistato, sinceramente. E anche in versione Capitana America, sì, figo, però. Boh. E invece lei è. Povero Falcon. Ma non mi ha mai conquistato. Oh, apprezzo molto gli Oasis. Bravo, Ale. Sbagliato tutto. Ok. Il costume è molto figo. Vabbè, quello sì, non è... Nessuno gli dice niente. Ne faranno un film con Null come nemico. Boh. La Sony. Ah, è la canzone dei mondiali di Valorant. Ah. Ok. Perché mi ha dato le palline? Perché funziona così. Voi mi chiedete i titoli delle canzoni, io vedo il titolo della canzone, lo prendo, lo copio, metto la canzone e vi ridò le palline. Oh, l'ho detto prima di... cioè, ve le do sempre le palline. Mi serve solo come... per avere la lista, ok? Semplicemente per avere i nomi. Visto ieri la partita? Assolutamente no, non me ne è fregato un cazzo, ma c'era Frene che la stava guardando e quindi ho sentito e ha vinto 1-0 il Real Madrid, tipo, no? Non ho visto la partita? Ho capito che era molto statica, molto chiusi. Captain Carter è comunque di un altro universo.
Ripeterò sempre, come Gamora, potrebbero fare qualsiasi cosa. Ah, pensavo le tenessi te, Tittopoli. Ma come faccio a tenerle io? Ma lo fai tu manualmente, cosa? Mettere la canzone? Sì. Puoi mettere il titolo della canzone. Io prendo il titolo, lo copio e lo incollo su Spotify, ragazzi. E poi vi ridò i punti. Facile. Molto molto facile. Comunque oggi ho un sonno clamoroso. Oggi voi avete dormito? Mi dite quante ore avete dormito, così almeno prendo un po' di energia da voi. Horizon nuovo, so che lo hai giocato, so tutto, però non mi sono spoilerato niente. Dimmi solo una cosa, ti è piaciuto? Allora, Horizon nuovo. Ma Manu, mi trovo, sai cosa, Manu? Io mi trovo più comodo con i pannelli che faccio, capito? Comunque, Horizon nuovo. Allora, a me è piaciuto. Sì. Sì. Il primo mi era piaciuto molto, l'ho anche platinato. Il problema qual è? È che purtroppo, per mio gusto, non è un gioco molto da streaming. Perché i dialoghi sono molto statici. E inoltre devi per forza fare molte secondarie. Che normalmente è una cosa che farei, però in stream la trovo una roba veramente, veramente lenta. E quindi devo dire che non sono riuscito a godermi pienamente il gioco in stream. Di favore Al, ma non sapevo manco che parte da c'è stava Antonix, quindi pensa quanto mi possa interessare. Cosa mi aspetto da The Marvels? Boh, qualcosa di figo. Io non seguo il calcio, ma ieri era ad una cena con persone ed ero in mezzo alle uniche che non sopportavo. Quindi la partita mi ha letteralmente salvato la serata. E tutte queste persone che non sopportavi? Sono qui quest'oggi! Supermodel, ti piace quella nuova dei Maneskin? Cerco. Cerco. Messa. Comunque avete dormito 6 ore, 6 ore, 9, 7, 6, 9, 7, 6, 7, 7, 6, 7, 30, 6, 7, 30, 8, 5. Io 3 qualcosa. Oggi pomeriggio. Allora, io oggi vorrei vedere un bel film. Oggi a pranzo vorrei vedere veramente un bel film. Però non so che film. Boh. E poi voglio dormire. Sicuramente dormirò. Ho risposto, Nello. Boh, qualcosa di figo mi aspetto. Al cinema? No, no, no. Io ieri mi sono rivisto Avatar, visto che tra poco esce il 2. La scorsa settimana ho rivisto Avatar. Hai visto le foto della nuova serie TV di Star Wars con Mini Ahsoka? Sì! Assolutamente sì! Noi stavamo ad una festa di una nostra amica. Il problema? Ha fatto questa festa in centro a Roma, in un posto mega chic e costoso, e noi siamo di periferia, è stato particolare. In che senso? The Room, visto The Room. Prima di mattina e dorme meno di quelli che lavorano la sera. Vabbè, no, mo dipende. Vabbè, ma non è che dormire, non è che lavorare la sera faccia cambi qualcosa, secondo me, eh. Riadatti la giornata in base a quello. Non. Tipo Tolo Tolo? No, eviterò. Fa freddo da me? No, direi proprio di no. C'è il condizionatore acceso, però. Però no, fa caldo, fa caldo. E la mini Ahsoka, aspettate, ve la faccio vedere. Molto carina la mini Ahsoka. Molto, molto carina. Vediamo un po'. Dov'è? Dov'è la mia cazzo di mini Ahsoka? Mini Ahsoka? Dove sei? Dov'è mini Ahsoka? Maledetti, me la nascondono. Dove cazzo sta? Eccola. Sì, più o meno.
Un altro personaggio di Star Wars che dirò. Ahsoka? No, no, Ahsoka, Ahsoka per me è best personaggio. Penso che non ci sentivamo proprio a nostro agio in mezzo a quelle persone, diciamo, anche quelle persone non ci guardassero proprio di buon occhio. Vabbè, ma anche in posto di merda siete andati, ragazzi, cioè, mo non è che cioè, oh, non è che perché un posto è in centro e uno magari abita non in centro, abita in periferia, sembra, non si sa, un alieno. Sono delle teste di cazzo quelli che vanno là abitualmente, basta, non è una cosa, un problema vostro, sia chiaro. Fry Games, grazie per il Prime, bentornato nella flotta spaziale per il 16° mese, grazie mille. Che ne pensi di Tales of Jedi invece a questo qua di Minasoka, Franco? Se non devono fare una serie non animata... No, ci sta a fare una nuova serie animata, secondo me, Franco, ha voglia. Tra tutte queste serie live action, ha voglia, per me ci sta. Dove vivo? Io a Roma. Ah, boh, mute. Penso che nessuno lo sappia chi è la donna nel trailer di Jedi Survivor. Vuoto. Stranger Things 4 l'ho visto? Sì, in anteprima. Tanto ormai ho capito che qualsiasi cosa io vedrò in anteprima, è logico, ci sta, però qualsiasi cosa io vedrò in anteprima, non tutti potrete mai sapere, cioè, non mi posso aspettare che tutti sappiano sempre che ho visto qualcosa in anteprima, quindi me lo chiederete all'infinito. Ma io ho visto che sono stati leakati i trailer di Mandalorian 3. Sì, io ce l'ho. Io ce l'ho, Jackie, non l'ho ancora visto, e volevo fare la reaction. Però il problema è che non è fattibile. Cioè, appena carichi il video su YouTube, io ho provato a caricare direttamente il trailer, te lo bloccano. Ma è istantaneo. Quando me l'avevano dato in anteprima, Stranger Things, allora, teoricamente erano arrivati più di una settimana prima, secondo me, a mia memoria. E però poi a me Every Eye li ha dati, ci siamo sentiti, mi sa, tipo lunedì. Mi sa che me l'ha dati lunedì. Però lunedì non l'ho visti perché c'era l'evento la notte del trailer di Thor, quindi lunedì sono andato a dormire presto. L'ho cominciato a vedere, l'ho visto martedì, mercoledì, giovedì e venerdì mattina. Mi mancava mezz'ora dell'ultimo episodio e l'ho visto prima che uscisse su Netflix. Non lo so, Lauritano, boh. Ma anche in Jedi Survivor avremo inquisitrici emo che ascoltano metal. Lo scopriremo. Lo scopriremo. Che cos'è questo Pausers? Ma è bellissimo questo Pausers di Sabaku. È clamorosamente bello. Clamorosamente bello. Pacchettino, no, pacchettino ce lo teniamo alla fine. Pacchettino ce lo teniamo alla fine. Allora, possiamo cominciare ad aprirci vari trailer, a capire un attimo che cos'è che dobbiamo guardare. Possiamo fare questa cosa. Allora. Ma ti ho risposto, Jackie? No, ti ho detto fa caldo, anzi, è il condizionatore acceso. Allora. Facciamo così. Netflix. Allora, vediamo un pochettino. Qua c'eravamo arrivati. Ok. Ok. Perfetto. E quello di Westworld 4, se vuoi. Ma già l'abbiamo visto, ragazzi. È di qualche settimana fa ormai quello di Westworld, no? E ammazza qua quanti ce ne stanno. Allora, questi no. Questi no, ok. Metti questo, però mi sa che è un gioco, vero? Ok. Vabbè, vediamo. Umbrella Academy visto la settimana scorsa? Sì.
Questo è perché non vi vedete i video reaction poi, eh? Mostri. Allora, poi facciamo Apple. Vediamo se c'è qualcosina su Apple TV. Mi sa proprio di no. Aspetta. Potrebbe esserci qualcosa di interessante. No. Ok. Ok. Poi facciamo Prime. Pa-pa-pam. Pa-pa-pam. Non vedo video, è diverso il fatto. Ottimo. Ci sta. Ah, guardiamo sta cosa. Comunque se Jurassic World lo stanno sponsorizzando troppo mi puzza. Vabbè, perché scusami, che vuol dire lo stanno sponsorizzando troppo? È un film gigante. È un film gigante di una saga gigante. Vorrei vedere se non lo sponsorizzassero. Beh, no. Poi esatto, io in verità sinceramente mica l'ho vista tutta sta pubblicità di cui parlate, eh. Ma che sia quella cosa mi pare una cacata. Addirittura a Roma hanno fatto un parco, ossia... Forse potrebbe organizzare un watch party la sera su Gianluca Vacchi. Ma assolutamente no. Ma sapete ragazzi che io sinceramente, ve lo dico onestamente, io non so manco che cazzo è Gianluca Vacchi. Io so solo che Pippa. Sbaglio? Cioè nella mia mente Gianluca Vacchi, Pippa. È un'idea sbagliata la mia? È l'unica cosa che io so. Ma se no non ho idea di chi sia ragazzi. Pippa e Balla. Ok, già il Balla vedi mi manca. Un'idea assolutamente corretta. Ok, ottimo. Però veramente non so chi cazzo sia. Cioè, detto con il cuore, non lo so. Non lo so proprio. Allora, HBO non ci sta niente. Aspetta. Ok. Poi facciamo così. Per vedere la tiara bisogna vedere la saga di Toy Story. No, ragazzi. Cioè, io la consiglio perché, vabbè, però non sono direttamente collegate come cose, eh. Sappiatelo. Pacchi è un imprenditore di famiglia, ma ha scelto la vita dei social. La famiglia, mi sembra di aver capito, gli ha dato X mila euro per levarsi dai coglioni. Ah, che grande. Un campione. Ok. Ah, voi dite questo? Che trailer è? Terme di Caracalla. E che hanno fatto però, scusami, oltre allo schermo così, Franco? Basta? Tututum, para 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 pam. Non prendi qui che scrivere il film. Vabbè, ma manco l'avete visto, cioè. Allora, leviamoci prima Every Eye. Allora, c'è una guida che ti dice i dinosauri. Allora, qua c'è Mission Impossible. Poi facciamo serie. Vediamo questo. Questo Greyman l'abbiamo aperto. Questo ok. Allora, il video di Hogwarts Legacy l'ho visto. Quello della PS5, sì. Vabbè, non è che ci sia chissà
Chissà cosa di sconvolgente. E Spagna? Eh sì, ma perché non ci sta. Non ci sta altro, Manu. Allora, qua, videogiochi. Tanto me li metti sempre gli ultimi, no? Temtem? Questo l'ho visto. Ok. Oh, sembrano interessanti questi. Vabbè, Cosma. Io mi facevo carriare da Yoshi su Fortnite ieri. Ma che stream hai visto, Cosma? Scusami. Però mi piace sinceramente giocare così nel chill. Cioè, a me non me ne frega niente che gli altri sono dei bot. Ah, perché alla fine i combattimenti li fai, almeno non stai col turbante. Io mi diverto, Cioè. Allora. Roller Champions ho giocato, certo. Tutto. Una serie. Questa è una serie. Questa è una serie. Sto tiltando, eh. Difficile gestire tutti i cazzo di pannelli ogni volta. Bistolo aperto. Questo è un videogioco? Perché tutti questo Roller Champions? Ma semplicemente perché è uscito mo. Ma onestamente non è tutta. Cioè. Non è tutta questa grande, grande cosa, ragazzi, dai. Ok. Allora, questo è un film. Questa è una serie. Questa pure, questa pure, questa pure. Film. Film. Penso che sia un film. 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 Serie. Film. 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 Ok. Ok. Poi. Ah, Film is now. Only Murders l'abbiamo visto. Apro sto coso. La commedia di Luca e Paolo l'abbiamo aperto? Il giorno più bello, ok? Tu. Ok. Abbiamo aperto tutto, penso. Ma è bellissimo come hai impostato Chrome, ci hai fatto un video. No, ma perché mi dite questa cosa? Allora, recentemente mi è capitato. Cioè, recentemente, cioè, ultimamente. Quando facciamo questi video qua. Cioè, quando guardiamo tutti i trailer. C'è chi mi scrive. Bellissimo il tema di Chrome. Che cos'è? Ma voi che intendete? Che cazzo è il tema di Chrome? Scusatemi. Che cosa c'ha di particolare il mio Chrome rispetto al vostro? Mi manca questa parte della spiegazione. Sopra le cartelle. Ma è una funzione. Tasto destro, nuovo gruppo. Io lo faccio così, Io l'ho scoperto casualmente un giorno. Allora, voi create una nuova cosa. Ok? Tasto destro. Aggiungi scheda a gruppo. E o l'aggiungete a uno dei gruppi esistenti o fate un nuovo gruppo. E voi potete prenderlo. Cioè, li prendete in blocco. Vedete? Infatti, pure su me sono senza tema. È appena uscito un trailer di Netflix. Mo.
Che trailer? Sei pazzo? Nessun trailer. Prego, Aex, ne... Fake news, beh, come tutto quello che dice Antonix. Non c'è da fidarsi. È sempre così. È sempre così. È una cosa appurata. Titti Galeazzi 2. Eo! È appena arrivata la notifica. Vabbè, che trailer è? Dimmelo, Antonix, così lo cerco semmai. Devi far misterioso. Gni, 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 gni. Non c'è. Per ora non compare. Confermo, non c'è. Per ora stai mentendo. Si chiama Spriggan. È quello che abbiamo già aperto. È un anime. L'abbiamo già aperto. Netflix Italia. No, non me lo trova. È di 2 mesi fa. Vabbè, non è. Che musica di merda! L'avete proposta voi. Motorola Remix. Gioca a Diablo. Di chi è? Cioè, che cos'è? Ops. Cosa sono il sacco dell'universo dietro di me? Non ne ho idea, sinceramente. Abbiamo ipotizzato qualcosa su Jurassic Park. Però non ne ho veramente. Non ne ho veramente idea. Proprio zero. Ecco. Manu sì che è una persona seria. Mica come Antonix. Manu ti trova il trailer, te lo linka. Guardalo. Allora, dai, andiamo a vedere i trailerini di oggi. Trailerini, 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 trailerini. Altrimenti mi addormento. Allora. Videogiochi, Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO, serie TV e films. Partiamo dai videogiochi. Ormai le cerco apposta per... Ah, ok, perfetto, Zappa. Beh, sai che a un certo punto però le skippo, vero? Penso che te l'abbia imparata come cosa, eh? Cioè... allora, 3, 2, 1, via. Tipo Crash. Allora, è tipo Crash, però c'ho una domanda per voi, ragazzi, se lo sapete. Crash Bandicoot, quando è stato inventato? Allora, Crash Bandicoot è stato inventato nel 96. Ah, ok. Ok. Perché ho scoperto che... ho chiesto il codice, ho chiesto il codice. Però anche Cow the Kangaroo è vecchio. Cioè, è del 2000. Comunque. In ogni caso è del 2000. Param pam param. Tututurum. Tan tan tan. Oh. Harry Kao, it's time. Come on. Vabbè. Non
non ha avuto il successo di Crash? No, beh. Direi proprio di no. Direi proprio di no. Prossimo trailerino, Rogue Company. Ma questo in verità io me lo ricordo. Era. Cioè, è vecchio, tra virgolette. Cioè, è un trailer di qualcosa già. Boh. I don't understand. I thought we stopped, Jack. Non è Ubisoft? It seems like the attack was meant to destroy the AI, not the world. Core temperature critical. And you don't think they were successful? Goodbye, Clyde. Goodbye. I think that's what they want us to believe. Ah, ma è la presentazione di un nuovo personaggio. Ah, ok. The pursuit of power can be all consuming. Before you know it, you're falling, transformed beyond recognition into a monster of your own creation. Para 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 para. A quel gioco, alla fine com'era questo gioco? Perché a me lo hanno anche dato il codice, però non l'ho mai. One of them has dropped a list of ingredients. Shall we take a look? Go on, dive in. Loot. Se ti piace Borderlands, ti piace pure questo. Borderlands non ci ho mai giocato, se non per veramente poco. Però, beh, c'ha lo stile grafico di Borderlands, ma poi la storia è separata, no? Credo. Cos'è la Marza V? Non ho idea. Vai. Modus superandi. Eh? È un Tekken con i cavalli? Animali adorabili. È un Tekken con i pony. Ah. Never underestimate the power of a kick in the head. Quando esce? Se prova. Tocca farlo. Questo quando esce lo voglio sapere. Questo tocca. No Man's Sky, 8° miliardo, 17° DLC di questo giochino. Niccolò, grazie per il Prime, bentornato nella flotta spaziale per il quarto mese. Mi è piaciuta, sì. Stranger Things. La morte non è la fine. Rientra nel loop. Viaggiatore universo. No, viaggiatore dell'universo al 15%, tipo. Oddio, bella sta canzone. Non mi ricordo dove l'ho già sentita, però. Sembra Destiny. No, vabbè. No Man's Sky mi ricordo che appena uscì era tipo, oh mio Dio. Poi però è uscito e è tipo, ah. Stavano già i mostri. Ma quando l'ho giocato, io lo giocai al lancio, al primo mesetto. Però forse no, non c'erano i mostri così, boh. Non me lo ricordo.
Però non avete mai giocato a Destiny. In effetti sì, qualsiasi cosa stare vedendo di fantascientifico dite è Destiny. Ma non è che un personaggio in terza persona nello spazio è Destiny. È così ora, sì. Ma è un gioco gigante ormai, eh. C'è veramente tanta tanta roba. Il punto è che all'inizio si è fatto quella nomea veramente brutta che andò un po' malino. Allora, Temtem è il gioco simil Pokémon, ma in verità, per certi aspetti, molto più figo. Temtem 1.0 release, perché finora, mi sa se non sbaglio, erano sempre in alfa, beta. Quindi penso che ora ci sia il lancio ufficiale per PS5 anche. Vediamo un po'. Eccoli. Temtem. Pronti per Temtem 1.0? Gioca con i tuoi amici. Qua l'online funzionava molto meglio. Esplora l'arcipelago Airborne. Bello è bello, Bello è molto bello, secondo me. No. Spero che sia davvero figo. Questo lo voglio giocare. In early access adesso. Ma non la... È sempre appunto c'è la beta demo. Quel che è adesso, mi sa. Poi l'1.0 arriverà. Callisto Protocol l'hai visto? Che cos'era? Capiamo? Sì, l'altro giorno, qualche giorno fa. Allora, Hard Space Shipbreaker versione 1.0. Spazio? Mi piace, sono già intrigato. Boundless promise. Limitless resources. A brighter future. Where hard workers like you will help us pave the way to the galaxy. Bello. All right, Cutter. Welcome aboard. Now, nanocarbon goes in the processor. Aluminum goes in the furnace. Good luck out there. Ah. Eh sì, è Subnautica nello spazio. Ma questo l'avevamo visto. O ce n'era uno molto molto simile. Bello. One bad move and boom. Fisica next gen. Questo è Starfield, sì, esatto. Remember, the company is your family, and we will keep you safe from harm. Invece che il suono della chitarra che non c'entra niente con lo spazio, però molto carino. Poi, allora, Call of Duty, so giorni che volevo vedere sto trailer di Call of Duty perché sono curiosissimo. Vediamo un po'. Tapped into a surveillance drone. Sottotitolini? Non ci sono sottotitolini, però il video in 4K ce lo godiamo così. Tapped into a surveillance drone. My zone. Roach. Modern Warfare 2, vero? Ah, ma scusate, ma questo non è un gameplay, questa è una ripresa vera. Well, that's where we're in position. Don't get compromised. Guys, you said we'll miss it. Non mi ricordo il nome. O magari un nuovo personaggio. Good year. Come fanno a muoverli così i droni? Beh, ma magari poi velocizzano anche le cose. Ah, quello era SOAP, è vero, c'avete ragione. Bravo, stand by for contact. Vero, SOAP e Price.
Modern Warfare 2, 28 ottobre. Ok, vabbè, secondo me io continuo sempre a pensare che per me, personalmente, Call of Duty ha dato quel che ha dato, però... Ok, devo starnutire dire e invece ho cominciato a sbadigliare. Ma prossimo trailer, questo è Palworld, altro gioco simil Pokémon. È uscito un nuovo gameplay. Questo era clamorosamente bello. Sì, schiavizziamo le creature animali. Sì, questo qua, questo era quello Pokémon Arceus in HD, vero? Però sì, era il gioco dove schiavizzavi i Pokémon. Madonna, questo sembra Lucario. Anubis. Guardiano dell'oscuro sole. Cioè, quasi praticamente una boss fight. È una boss fight. Wow, che bello. Però questo sempre non sia una data d'uscita. È un peccato. È un peccato. Poi, Chia. Vediamo un pochettino. Ah, me lo ricordo. Forse. Ora sale su una montagnetta. Sì, sì, è lei, me la ricordo. Questo lo presentarono a un evento e il Fazzone disse che era un gioco per me. Che acrobata. Era carino, era carino. In arrivo a inizio 2023. Va bene, bellino, bellino. Poi, che video orribile con sto green screen. Guarda qua, ma chi la fa sta pubblicità? Vediamo un po'. È un gioco di pirati? È un gioco di pirati? 1500 years have passed since Christ broke the cross they nailed him to. With fire and steel, he took revenge upon the non-believers. What? Racconta la storia di un Gesù malvagissimo? Bello. Now, God's inquisitors keep this world on a leash. Certo. Grafica PS3, eh? No secrets stay hidden from them, and no sinners can avoid their punishment. But unbeknownst, an ancient evil is lurking in the unworld, waiting to be released. Un gioco retro. Ma pam 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 pam. God give us strength. Allora vi dirò, l'idea può anche essere figa, però. Jojo. Questo avevamo già visto il primo trailer. Vediamo quello nuovo. Che come cos'è che avevano fatto? Era un, diciamo, uno Street Fighter. もう人間ではないのか? Giojo! Ah,
Ah, è una remastered perché questo gioco già esisteva? Allora, comunque, se uno dovesse capire come funziona il gioco, cioè, a parte qualcosa, non è che capisci niente. È solo un presentarti i personaggi. Ma sono gli DLC questi? Scusate? Come l'ha attaccato? Ucciso a botte di tette? Un bel modo di morire. Comunque ragazzi, non me ne voglio, ma posso dire che non ho mai visto un trailer di un gioco così brutto. Non il gioco in sé, il trailer è un caos, non si capisce un cazzo, fa cacare, un montaggio senza senso, flash, scritte di qua, scritte di là, 100 cose. Ma che è? Ma chi l'ha fatto? Che non è una giustificazione, Gurba. Eppure la parte bella. Ma non... Cioè, ma è peggio per loro. Il senso è dover farti capire... Cioè... Hai fatto te, Jackie? Vabbè, bocciato, bocciato. Netflix. Allora, cominciamo con Greyman, che se non sbaglio è il film, esatto, diretto dai fratelli Russo, Anthony e Joe Russo, che sono i registi, ad esempio, degli ultimi due Avengers e anche degli ultimi due Capitan America. Vediamo un pochettino che cos'è con Ryan Gosling. Cosa sa del programma Sierra? Uomini spericolati e misteriosi che usate quando ufficialmente non potete usare altri. E Greyman. Bubest. Bubest. Lloyd. Oh. Sbagliato. Vai. C'è pure Chris Evans. Localizza e distrugge urgente. Può essere divertente, passa per un duro. Dai, fratelli Russo. Registi di Capitan America Civil War, Capitan America Winter Soldier e Avengers Infinity War e Avengers Endgame. Sei ferito? Il mio ego è un po' ammaccato. Quest'estate. Una cosa che vogliono a tutti i costi. Il tuo istinto? Il prossimo funerale sarà il mio. Fare una frittata? Devi uccidere qualcuno. Sembra il personaggio che faceva i Knives Out. Devi essere Lloyd. Come l'hai capito? I baffetti assurdi fanno tanto Lloyd. Temerario. Metterò una taglia così alta sul tuo ragazzo e anche i suoi più fedeli alleati non esiteranno a consegnarmelo. Migliori squadre di assassini da qui a Reykjavik. Islanda. Per il prestigio di uccidere l'infame Sierra Six. Posso uccidere chiunque. È diventato un attimo Fast and Furious, eh?
Vabbè, un film d'azione. Sì, è l'antagonista Chris Evans. Oh. Ok. Ah. Vabbè, film d'azione. Invece, qua, penso che sia un film o una serie completamente commedia. Arrivo dal 24 giugno, penso che sia un film. Vediamo un pochettino. Vediamo un pochettino che cosa succede. Per le 14 accuse di guida pericolosa, di danno a un'opera inestimabile e incendio doloso. Ha qualcosa da dire prima di essere arrestato? Ma vede, c'era un'ape. È una serie. Trevor della House Sitters Deluxe. Ciao pasticcino, sono papà. Ho trovato un nuovo lavoro. Significa che possiamo ancora andare in vacanza insieme. Oh no. Ti richiamo dopo. Questo giugno. Va via. Va via. Muori. Quindi distrugge la casa a causa dell'ape. Sì, certo. Cosa? Dove sei? Ok, carino. 24 giugno. Ok. Prossimo, Moonlighter. Penso che in verità sia uno dei videogiochi di... Ok. Poi, questa qua, altra serie, penso, di Netflix senza sottotitoli in italiano. Oh, Lena, special thing che è andata... Io lo dico qua, ma ti piace qua di dirvi. Io si mette che se ti gør lidt trygge, at jeg har børn, så... Så har jeg børn. Så du har ikke nogen børn? Nej. Er det den nye gæskammer? Hold lige op, så vi kan prøve. È incinta? Jag har haft 5-6 cykluser. Alltså ett halvt år till att bli gravid i. Jag har bara inte föreställt mig, men ja, min deadline vill vara så tidigt. Alltså så är det ju gott att vi omringar oss själv, inte? Det är bara vinner. Fuck. Jag hade inte föreställt mig att skulle ha ett barn alene. Det skulle också bli en far. En sød far. En flot far. Blot fys. Så er jo totalt the one that got away. Hvornår vil du gerne have børn egentlig? Det har jeg... plejer man ikke lige at kysse først, inden man begynder at tale om børn? Det er jo ret vildt at spørge på første date, om man skal... Altså for mig er der slet ikke noget valg. Der er ingen tvivl. Så han er sød og klog og... Ja, ja. Han er helt vild med dig. Ja, ja. Måske er der stort til det. Talt det hele 4 gange, det er 200 år, ikke? Så, men nu er der ikke nogen tvivl. Nogen mister deres autorisation på grund af det her, og det skal fandme ikke være mig. Hej mor. Stresset, skat. Du lytter stresset. Nej, nej, nej. Er du sikker på, at du ikke er stresset? Nej, jeg er ikke stresset. Stakkes baby. Fuck op ind, mor. Altså. Helt på gassen. Der må for helvede være en... Sto pronto a capire la nazionalità di questo trailer. Da dove arriva? Hvad med dig? Hvad er så din store hemmelighed? Non sono tedeschi. Sono tipo danese, qualcosa Finlandia, Norvegia... Olandese? Boh. Boh. Boh.
Vabbè, non lo sapremo mai, non lo sapremo mai. Allaghi, allaghi, allaghi. Prossimo, allora, anche questo niente sottotitoli. Questa è la storia di un predatore e una preda. Aria fa cose? Ciao. Gerçek vardır, mutlak bir gerçek. Gerçek neyse haber odur. Stajyer başvuruları için gelmiştim ben. Aslı Tuna. Kenan Bey, bu büyük programın yapımcısı. Ve Lale Kıran. Öteki tarafa hoş geldiniz. Seninle gurur duyuyorum. Lale Hanım, ben ilk zamanlarınızdan beri sizi takip ediyorum. Tek hedefim sizinle tanışmak. Seri Turca, dide, no? Me è qualcosa dell'Est Europa. Asla onlardan biri olamıyorsun. Görmüyorlar bize. Asla yükselemiyorsun. Sen beni anlayamazsın. Biri olmak zorundayım. Kuşlar orman kanunlarına itaat etmezler. Bir serinlik hissediyorum sanki ve ormanda bir avcı tarafından izleniyormuş gibi. Bunların elde ettiği yere başkası gelemez sanıyorlar. Ben de yok. Ben yalan söylemem biliyor musun? Evet, Danimarka. Söyler er geç ortaya çıkar çünkü. Buradan dönüş yok. Zamanım doldu. Çok yüksek bir egoyla kör bir hırsın savaşı. Vabbè, mi pare una cacata. Mi pare una bella cacata. Una bella cacata, una brutta cacata, proprio, proprio, proprio una cacata. Una cacata. Prossimo! Getting expelled from one elite private school? It happens. Getting expelled from two? È tipo un gruppo di skateboarder. What's going to happen to summer? There is no way that I'm going to live with virtual strangers on the other side of the freaking world. Are you into surfing? That's all anybody talks about in this town. Ah no, da skateboard passa a surf, eh? Men's quarterfinals. Ari Gibson managing to hold his own against a tough field. This is about my future. That's the way to surf, boy! You keep treating everything like a transaction, mate. You are going to end up shortchanged. Tetanui is back for more. I take you for riding my jet ski. Unless you hate going fast and having fun. Let's smoke him. Is this a mystical surf ritual I don't know about or a stupid boy fight? Stupid boy fight. Perché mi ricorda H2O, per quanto non c'entra nulla, però quello con le sirene. My boy! She's a monster. So sorry. Andiamo avanti. Anime Spriggan, vediamo un po'. E vi chiediamo di preservarlo dai malintenzionati e dai... Questo è Alex Polidori, ragazzi, che parla. E vi chiediamo di preservarlo dai malintenzionati e dai malvagi. Non dovete intraprendere il nostro stesso cammino. È una piastra di una civiltà antichissima, che è stata incisa per noi, umani del futuro. Noi Spriggan siamo i custodi dell'Arkham e dei reperti delle antiche civiltà. E per adempiere al meglio a questo nostro dovere dobbiamo essere i più forti e i più temuti. Il classico dei manga d'animazione rinasce dopo 30 anni. Leggiamo i segreti delle antiche civiltà dalle forze oscure del mondo. E li sigilla. Io, Jean Jacquemont, avrei spazzato via da questo mondo la feccia come voi. Molte organizzazioni rivali si stanno dando da fare per trovare i resti delle antiche civiltà. Allora deve nascondere qualche tesoro molto raro e prezioso. Se non puoi morire, la vita perde tutto il suo fascino. Il mio nome è Bob Ratz. Tienilo bene a mente, perché sarò io a spederti giù all'inferno. Come gestirebbe questa situazione? Tu vuoi vedere con i tuoi occhi tutti i misteri di questo mondo. Non puoi sconfiggermi con quel giocattolo. Sei disposto a uccidere per proteggere le rovine se necessario? Quante persone hai fatto uccidere in nome della salvaguardia di questo mondo? Oh, vi dirò, pare molto figo. Stai sull'avversario.
Non distrarti mai. Non permetterò mai che ci siano altri spargimenti di sangue. La cosa più spaventosa in questo mondo non è il Berserker, ma le menti che lo hanno creato. Altrimenti perderai un'altra volta quello a cui chiedi. La tua promessa. Come pensi di riuscire a mantenerla da morte? Posso infrangere la mia promessa. E subito qualcosa, spreca! Se io lo facessi, allora non sarei diverso dal Berserker. Ormai è finita! Ah, vi dirò, mi piace... Cioè, mi piace, però il... tutti i dialoghi di questo trailer veramente strani. Cioè... 100 voci insieme a un certo punto, non l'ho capito bene. Vediamo questo che cos'è. Allora, è una serie di Netflix, penso, mezza documentario. Su me è una cacata, ve lo dico. I never really wanted to commit crimes. The crimes were a necessary evil to get around a system that I didn't believe in. The internet has opened up new pathways to make certain kinds of crimes easier. They couldn't find me, they couldn't arrest me, there was nothing they could do. I was unstoppable, you could say. He enjoyed swatting people. It was his form of entertainment. I wonder if you can file income tax returns on these dead people. Well, it turns out you can. There are lies, damned lies, and then there are statistics. It made no sense. Why would anybody shoot my son? And suddenly the internet just went crazy. I got a text message that said, send me a naked picture or I'll kill you. Ragazzi, ma non sembra quello. Avete capito che altra serie sembra? Un'altra di Netflix. Quella. Uguale. I had to start realizing. E non l'argomento. Parlano di qualcosa. Parlano di un altro argomento. Ma sempre così documentario. Sempre riguardo internet. Sempre i telefoni che squillano. Sempre gente che dice ho visto di qua, di là. What I was supporting. Was I the victim or was I also a villain? Now there is virtually nothing that technology can't reach. If you allow the worst people in the world to have unrestrained abilities to hijack the biggest platforms in the world, there are going to be huge consequences to that. Non mi ricordo come si chiama. Clickbait? Che cos'è clickbait? È lei, è lei. Questo è un messaggio per il rapitore di Nick. Nick è un marito, un padre, un fratello. È dolce, affettuoso e gentile. Ti voglio bene. Hai commesso un enorme errore. Lascialo tornare a casa. It's a long way to the bottom of. Perché è successo? Qual era il suo stato mentale quando è uscito? Che state facendo per trovarlo? Tutto quello che possiamo. Tutti cercano scoop su Nick Brewer. Che vuoi scoprire? Se non trovate una persona scomparsa entro 48 ore, le probabilità che sopravviva crollano del 50%. C'è un nuovo video ed è peggio del primo. Non è una confessione. Comunque non era questo. È una minaccia di morte. Smetti. Nick è mai stato violento. Come vede, sono messaggi schiaccianti. E questi come li ha avuti? Interpretare il video di Nick Brewer. Tu non meriti questo. E neanche noi. È lui la vittima qui. Sa qualcosa che non sta dicendo. Lei sa dov'è in questo momento. Sembrate tutti determinati a pensare il peggio su Nick. È questo.
Non so che serie sia. Questa serie qua, ragazzi. Pronti? Questa. Internet, e cos'è? Internet non ha confini. Ci sono siti molto belli. E poi c'è un'altra parte di Internet, il suo lato oscuro. E un giorno su Facebook si è aperto un video e ho premuto play. A parte mo il meme. Però come si chiamava la serie in sé? Quello era il punto. Quella era la domanda. Comunque, Prime Video, vediamo un pochettino. Morning. You look like you've seen a ghost. Becky. Che tilt, queste faccine appiccicate sopra non sono veri commenti. L'hanno appiccicate sopra, sto già tiltando. Becky. Cosa immagina? Chloe. But we haven't spoken for years. I think she was in some kind of trouble. You've got that look, your brain is spinning. Just thinking like what was going on with her. Not getting answers to your questions is a really hard thing. Your membership number. I'm in a bit of a rush. Do you mind if I head in now? Oh, yeah. Sorry, I'm Sasha. Oh, I'm Livia. This is Sasha, by the way. I know Sasha. What is going on, Becky? I just like to decide how people see me. So, how do you know Liv? We're yoga friends. Why are we having dinner with strangers? His wife died. And we're here as if nothing has changed. How did it happen? Suicide. Becky, I need your help. Knew what her life was, but I was completely wrong. Did you speak to her that night? You ask a lot of questions about Chloe. You like the thrill of it, don't you? You don't really know me. Una roba molto strana. Off. Dug myself into a bit of a hole. I know she's gone, but... I feel like I'm... Ogni bugia la porta vicino alla verità. Why do you think she did it? She lied to me. Who are you? I'm sorry. What happened to Chloe? Boh. Prossimo, questa è una serie animata. Camping out. Who's ready for a sleepover, y'all? I can't wait to camp out in the tent that your parents fucked in. Boy, if you don't get the hell out of here. Come on there, honey, I'm crashing the boys. Buongiorno. We're big kids now. Last night was the best collab of all time. Yo, your homeboy fuck his phone? Let's just say I had to put her in a bowl of rice. Oh, shit. Pam, para, pam, pam. You're trying to break up the gang, aren't you? She's my girlfriend. She is a psycho robot bitch. She's about to get crazy. I have never been this horny for drama. Let's fuck some shit up. This means war. I want to scoop you up and rip you to shreds. Oh, jeez. I can't believe someone torched the gender-neutral bathroom last night. I find fires to be extremely homophobic. Stop calling things homophobic just to confuse me. Let's show the world we won't go down without a fight. Oh, no. Weston's dead. O-N-G-A-O-C. I just hope he's up there in principal heaven. Just balls deep in angels. Super savage. You know she's not real, right? She's a computer. Her voice gives me butterflies. Hey, do you think she's listening to us when we masturbate? Hey! I'm in my zone. Vabbè. Disney. Non so che cosa sia questa cosa qua. Penso che sia un mezzo reality, in verità. Forza, sta salvando! Sempre all'ultimo. Come ogni anno. Ce l'ho fatta, visto?
Oggi molte cacate, sì. Questa settimana è sacra. Si va a Fire Island. Le mie ragazze sono arrivate! Oh! Mi sono fatto convincere un'altra volta. Vengo qui e mi sento irrimediabilmente solo. Ehi, tutto bene? Sì, sì, mi capita sempre. Hanno una casa sulla spiaggia. Avete visto quanto bevono? È chiaro che sono qui per scroccare gli alcolici. Promettimi che proverai a divertirti. Non fargli credere di essere migliore di noi. Non importa. Tu pensi di essere superiore a chiunque? Non mi credo migliore di te. Pensi che essere vulnerabile anche solo per un attimo sia come precipitare? Oh mio Dio, il mio bambino affoga! Perché non la chiudiamo qui con un bel abbraccio e basta? Il mio orologio biologico sta ticchettando così! Penelope Cruz? Oh, ma chi è? Ok, è un film, pensavo fosse una serie. Allora, della Disney invece, di molto molto interessante, o almeno sono molto curioso, hanno rilasciato il trailer di Willow, che è una serie di Lucasfilm, gli stessi di Star Wars, sequel di Willows, che era il film degli anni tipo 90. Si narra la storia. Che storia? Di una bambina. Bello! Destinata a essere imperatrice. E l'improbabile eroe che la proteggeva. Lucasfilm. Bello il logo così. Molto più figo di quello che usano per Star Wars. C'è ultimamente. Un equilibrio tra tutte le cose. Luce e ombra. Bene e male. Se quelle è un fantasy viene comunque. Turbato, l'universo lo corregge. Questo autunno. Oddio, ma lui fa flash in Spider-Man, no? Il mondo ha di nuovo bisogno di te, della tua magia. Dentro l'ignoto. Quella è la destinazione. Pam, pam, pam. 30 novembre. Vi dirò, pare figo, pare carino. Io non ho mai visto il primo film, però penso che me lo guarderò. Tanto sta su Disney Plus, prima di vedere la serie, appunto, perché questo è un sequel. Poi, HBO, abbiamo solo un trailer di una singola... di una singola serie. Vediamo un po' com'è. Gatto, grazie mille per i raid e per l'host. Benvenuti a tutti, spero la stream si andrà bene. Ci stiamo guardando i trailer usciti questa settimana. E questa è una serie TV, andiamo a scoprire che cos'è insieme. Your dad passed yesterday. How did he die? Edge. Lung cancer. Edge, molto Sedge. Nice. Oh, è bello. Your dad left everything to you. All of the apartments are in your name. What apartments? Your pops. Tanti appartamenti, mi sa. I haven't seen him in 10 years. Did he tell you that? Go introduce yourself to all the tenants. I don't speak English, so you just spoke English. I never spoke English in my life. My name is Lucas, and I'm just going around the apartment introducing myself to everybody. Can I look at the bugs? Oh. Do you know how to do that? I mean, you know, manage an apartment. Oh, what the hell? Qualifications? You know, you're like, build, like to run buildings? Right, like. No, I don't. Why are you here, Lucas? You said you wanted to sell, right? But I also don't want to go back to Reno. But you haven't gone through your father's stuff yet, huh? It's okay to be angry, Lucas. It's not! It's not fucking okay! It's not okay that he did that! Everybody knew him except me. Maybe it was his way to show you he loved you. Yeah, I don't know about that. Wait, just too bad. You'll never get to know him like that. I'm not happy here, man. You're not happy anywhere, Lucas. No matter where you are, because it's in here and it's in here. Una domanda, allora, questo attore, ragazzi, non stava in Breaking Bad? Here. Well, that's your friend with the tipo dead il cartello yeah. della droga? Sometimes you just gotta like sì? Take a step back. Tuco.
Può essere Tuco. Yeah. Most people think that a man is supposed to keep everything bottled up inside. Pensate che mi sono andato a ricordare. È rimasta proprio in mente. I wish things were different, but I just want you to know that I. Wait, so you're not from Vegas? No, I'm from Reno. Oh. Well, why aren't you from Vegas? Reno sucks. Vabbè, carino. Il rifugio della paniera va dopo, qua, dopo che metto la canzone, sì. Allora, questa è una serie TV di Prime Video, sempre. Di Prime Video, però, cioè, l'ho trovata solo sul canale spagnolo. Me l'avete detta voi, anzi, nei commenti del video reaction di qualche settimana fa. E c'è l'attore del professore della Casa di Carta. Ed è una serie con i pirati, penso. Vediamo. Muchos temen el enorme desafío que les ofrezco. Hay un camino más corto para llegar a las inmensas riquezas. Lo descubriré para vos. Vamos a España y hagamos luego en las bodegas a rebosar de especias. ¿Qué es esta colonna sonora? ¿Por qué la conozco così bene? Yo estaré del lado de mis hombres como siempre he estado. Tan 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 tan. Ah, vabbè, un teaserino, ok, di 30 secondi, vabbè, ok, è tipo il trailer di Endgame, ecco che cos'è, bravo, mi sa che è il trailer di Endgame, c'hai ragione, mi sa che è il trailer di Endgame, poi, prossima serie. Conference is running long. Can't believe that you're gonna be late again. It's been like this for what, months? It's a sales banquet. Well, have fun in Cleveland. Please don't be mad. Please don't be mad at me. Seriously? I love my wife. Give me a break. Okay, mission review. You go in, kidnap the weapons dealer, and get him out. Also, Harry, Helen just texted to remind you about her work barbecue. Respond, I didn't forget. Heart emoji. Kissy heart emoji. Such a goofball. I got three motorcycles coming in. Made your favorite, mac and cheese. They're gaining on you. I can't get a shot. Hey, sweetie. Hey, just playing a video game. Nothing too violent, I hope. Harry, can you take him out? Hey, everybody, I'm home. Oh, good. I was worried about you. I'm so sorry. I got stuck in Ohio. But I come bearing gifts. 100 places we'll never see, 100 things we'll never do. This need to feel some sort of excitement. I want passion. Helen, does Harry work late a lot? You have another trip? Late night texts, secret phone calls. Harry, our marriage is in crisis. Helen, we're going to Paris tomorrow. What? Surprise! I'm just a stranger. You invited your wife on a mission? Helen thought I was having an affair. I had to tell her something. So you said you got a secret fantasy football league? I've been a terrible husband. No, Harry. I just miss how we used to be. Maybe there's more to life than car payments and getting the kids to school on time. And I mean, don't you ever want adventure? Helen, we need to get out of here now. Unbelievable. Da James Cameron. I'm a spy. You don't sell computers? Well. You've been lying about everything since we met. You put the children in danger. The kids are fine. This is Socks 2. His mommy was Socks 1. The cat lady from next door? She's a trained assassin. I'm not sure his daddy was. It's complicated. What about the time when we were in Maui? You said a helicopter made you airsick? Oh, honey, please, give us weight. This kid? Ma sbaglio, ci sono molti trailer di cacate oggi? No, oggi sembra una giornata molto su quel tema lì. Sì, la scorsa settimana era una mina. La scorsa settimana, infatti, in totale il video che è uscito fuori è durato un'ora per quanta roba figa c'era. Oggi durerà 10 minuti. 10 no, però mezz'ora secondo me. You okay? That's one way to see Paris. Tante cacatine. Allora, questa forse era una serie carina che avevamo già visto. Avevamo visto un trailer. Vediamo un po'.
Io vorrei effettivamente fare un brindisi carina. Ai giorni migliori che hai davanti. Ogni giorno sarà un'avventura. Quindi cerca di fermarti e pensa, è uno dei giorni più belli della mia vita. Ai Peterson. A noi. E mo succedeva no, qualcosa, però. Qual è l'emergenza? Mia moglie, un incidente! Che tipo è caduta incidente? Per le scale. È caduta dalle scale. È cosciente? No, non respira. C'erano 35 tagli ed ematomi e 7 lacerazioni profonde sul cuoio capelluto. Qualcuno l'avrà colpita per produrre tutte quelle lacerazioni. Puoi forzare un po'? È una caccia alle streghe. Meglio se ti cerchi un avvocato. Mantenga unita la famiglia, ne avrà bisogno. Non c'è l'arma del delitto, ma abbiamo trovato innumerevoli immagini come queste nel suo computer. Lui è un narratore. Avevamo visto... Ne ha parlato con la mamma. Me l'avrebbe detto. Avevamo visto un trailerino tempo fa. Hanno chiamato 2 documentaristi. Pensano a un film sul tuo caso. I francesi hanno buon gusto. Il nocciolo della questione è che ha bevuto ed è caduta. Tu vaghi per la tua vita andando in palestra e sgridando i cani e spendendo i miei soldi. Hai ucciso la cosa migliore che avessi mai avuto. Non sai neanche metà di quello che è successo in Germania. 25 anni fa e non accadde nulla. Non c'era neanche sangue. Beh, il sangue veramente c'era, Michael. La mia ex moglie resterà nei paraggi. Papà è sempre stato con noi. Non mettere tutto in discussione. Falla finita. Non ci riesco, non ci riesco, non ci riesco. Voi davvero credete che Kathleen Peterson sapesse chi era suo marito? Signor Peterson! So che non ci sono molte famiglie come la nostra. Sono stanca, sempre. Mi serve aiuto. Non siamo perfetti, ma siamo uniti. Mi hanno dato del bugiardo! Forse lo siamo entrambi. E ci vogliamo bene. Non stai capendo un cazzo? Benvenuto nel club. Basta! Ho detto basta! I Peterson sono fuori di testa. È una serie comunque, una miniserie, ragazzi. Prossimo trailer, Un amore senza tempo. Allora, questo era molto figo, perché in inglese, vabbè, si chiamava appunto la moglie del viaggiatore nel tempo. Questo era molto molto figo. Vediamo se il trailer è diverso rispetto a quello che avevamo già visto. O se è uguale, viaggiare, ma in italiano. Nel tempo non è un superpotere. È uguale. È una disabilità, vabbè. Ecco che c'è che non va. Sedge. Però ve lo vabbè, ve lo faccio vedere per chi non l'avesse mai visto, però molto figa. Sembrava molto figa. Posso aiutarla? Harry. Scusami, io non so... Claire. Quindi noi ci conosciamo? Sì. Il destino ci ha fatti incontrare, ma... nell'ordine sbagliato. Hai degli hobby? Sono la tua futura moglie. Ci sono 3 cose. Ma non è che è Sky in ritardo in un mese, cioè di un mese con i trailer, che ovviamente l'hanno doppiato adesso. Per quello. Cavo bene. Scappare, combattere e rubare. Il pericolo non è la cosa peggiore. Il Natale è molto peggio. Ci sono giorni dove ritorna più spesso. Non posso controllarlo. Detesto essere dove lei non è. Io mi muovo sempre e lei non può seguirmi. Questa sono io che cambio il futuro. Ho provato a cambiarlo, credimi. Non si può. Salve. Che diavolo sei tu? A chi somiglia? Ai Dio, sono io. Amo Harry più di quanto potrei mai amare chiunque altro. Perciò adesso dov'è?
mi è rimasto molto. Nessuno ha molto. Credo che ora andrò. No, non adesso. Io ti amo. Perché l'amore aumenta con l'assenza? Ma secondo me si trova nudo quando viaggia, perché lui teletrasporta se stesso. I vestiti non sono parte di se stesso. Comunque no, il teaser di Doctor di Stranger Things non l'abbiamo visto. Non lo so quanto è lungo, ma più che altro magari lo guarderò a parte, proprio separatamente. Ma dove l'avete visto che è uscito il teaser? Di già. Ma dove lo vedete il teaser del volume 2? Lo siete immaginato? Non c'è. Diventerà la fine dell'ultimo episodio. Ah, vabbè, allora ok. Allora forse l'ho visto quando ho visto l'episodio. Boh, non me lo ricordo. Allora, questo qua penso proprio che sia un film. Vediamo cos'è. Devotion. Lui che attore è? L'ho già visto, però non mi ricordo dove. You might never land in that plane. Tony. Ah, è Kang! È Jonathan Majors, è vero, bravi! Bravissimi. Ma che anni sono questi? Non è epoca moderna. You ain't shit. Era la guerra fredda? You shouldn't even be flying. Belli sti aerei. Tirato dall'incredibile storia vera. Ma anche lui l'ho visto da qualche parte recentemente. What are you fighting for? Lui. Find that out. Try to keep up. In Top Gun? Ah, sì. This is war. And we're up. Can't tell you how many times people have told me to give up and quit. È vero, in Top Gun. Cazzo, gli hanno fatto fare due film con gli aerei. That's why you can't always do what you're told. If I did. I wouldn't be here. Vabbè, Top Gun 3, sì, esatto. Ottobre. Ok, vabbè, ci posso stare. Prossima serie della BBC. Guess who's back? Where did you get hundreds of thousands of pounds from? A drug dealer. I told you that it was dirty money. You still took it though. We stole money from a drug dealer. Now we're going to wind up in the desert digging our own graves. There are no deserts in England. Well then, Minehead Beach. Please, we'll pay it back and more. How are you going to make that kind of bread in 8 weeks? One of you is not leaving here alive. I say we don't pay. Call his bluff. He knows where we live. I used to be a bad girl, but they've turned my life around. It's 360 degrees. Doesn't that leave you where you started? No. Not me. We could kidnap somebody rich. Tony Robinson from Blackadder lives locally. Is he rich? He's a white male actor. We're not kidnapping Baldrick. We're not kidnapping anyone. Do you have a better idea? I could help you. You want to be a part of a criminal conspiracy? Yes. What are we doing? We're doing what we have to do. Can I go in, please? Password. Is it my mother's maiden name? We have no choice. We always have a choice. Whether it's across the line or not. We need to lose them. This is over when I say it's over. And I'm sorry, but it ain't over. Ah! We're behind the eight ball here. We're in trouble, mate. Big trouble. Ultimo trailer di una serie TV, che in verità non è proprio il trailer della serie TV, ma è legato al marketing di The Boys 3. Della VOT, dei VOT Studios. Vediamo un pochettino che cosa hanno fatto vedere.
We are your heroes. We are here to serve and protect you. Quest'estate. But that doesn't mean sacrifices won't still be made. È sempre più oscura. Who are you, Maeve? Prima dell'alba. There's no way we can restore the grid if we don't get that flash drive to the tower. It's been a good run. No, we are the one and only. Questo qua dovrebbe essere il trailer del True film Justice. Dentro il mondo di The Boys. L'alba dei sette. The Burke Cut Gag, come la Snyder Cut. Guess this means we're breaking up. Nazi bitch. Praticamente, ovviamente nel mondo di The Boys, i supereroi sono dei prodotti, tra virgolette, che hanno firmato un contratto con la VOT e loro fanno anche dei film, quindi è come se avessero fatto Avengers, essenzialmente. E questo qua è il trailerino del film degli Avengers dentro The Boys. Comunque, passiamo ai film. Partiamo da Dragon Ball, va? Partiamo da Dragon Ball, c'è proprio voglia di Dragon Ball. Vediamo un po'. Questo era quello che avevamo già visto, ma è un nuovo trailer. Dragon Ball Super Hero 11 giugno. Ok. Veloce. Harry, grazie per il Prime, bentornato nella flotta spaziale per il 16° mese, grazie mille. È un piacere tornare nella flotta. È un piacere averti qua, grazie mille. Allora, Marcel. Vediamo un po'. Mia cugina ha un cagnolino artista. Fanno un numero meraviglioso. Ma dov'è Marcel? Altra cacata, Marcel, me lo dici? Marcel! Guarda, immaginavo Manu, però. Marcel, sei tu? Oh. Dove vai? Da mamma! Marcel è sempre con noi. Che sciocchezza! Abbaia! Lasciami! Abbaia! Ti odio! Lo capisci che ti odio? Sai cos'è questo? È uno scrigno. Perché tu hai un cuore grande e il mondo è un posto crudele. Solo tu hai la chiave, mamma. Io e chi ti porterà davvero nel cuore. Sì, quello che all'arte, si quello di Fabino l'abbiamo visto la scorsa settimana, se non sbaglio. Dovete considerare che, di base, noi i trailer li guardiamo domenica per adesso. Vorrei cambiare giorno, ma per ora li guardiamo domenica. Quindi tutto quello che esce fino a domenica l'abbiamo visto la domenica successiva. Nel senso, cioè quello che è uscito da questo lunedì passato a oggi, lo vediamo oggi. Se è uscito prima di lunedì, l'abbiamo già visto, in teoria. A meno che non esca tipo domenica pomeriggio, vabbè. Il giorno più bello, trailer italiano della commedia con Luca e Paolo. Camillo, io sono stufo di organizzare il giorno più bello per gli altri. Non può stare lì sta babbiona, dai! A 50 anni con Serena ho scoperto cosa vuol dire amare davvero. La babbiona è mia madre. Serena, come si fa a accennare a un marito che ama un altro? Glielo dici o non glielo dici, no? Aurelio, ma dove sei finito? Non t'ho più visto. Perché mi eviti? Ma che figura. Ah! Allora, lui è sposato con un uomo, ma a lui piace lui. Ma che figura. Il padre della sposa è quello che vuole comprare. Oh, ho capito male. La sua azienda potrebbe interessarci. Il nostro fondo vorrebbe investire nel settore. Se a mezzanotte il padre della sposa è felice, paga doppio per tutti, contatti cash. Andrà tutto bene. Ma non si dice, porta sfiga. Ma lo sa che lo dissero anche a Napoleone la sera prima di batterlo? Adele, questo deve essere il matrimonio del secolo. Voglio tutto perfetto. Signora, le donne vanno io. Billy, da donna te lo dico, ti vuole ancora. Hai notato che era vestita. Ma lei si chiama
cazzo si chiama? Chi è lei? Donna, te lo dico, ti vuole ancora. Hai notato che era vestita da sposa? Crudite di gamberi, ciò no, è il piatto forte. Da vicino sei di piedi. Tranquilli, è tutto da programma. Ah, che metta cicogna, dite? La paratura diventa la ricciola. Aspettiamo la torta da più di mezz'ora. Beh, secondo me non è arrivata. La sento distante, assente. Niente più come era prima. Vabbè, a parte il sesso. Alla vita, eh? Potevo denunciare. E cosa di più vero esiste al mondo? Io per te sono un passatempo, ma non mi faccio usare. Adesso io ti lascio e vado con la prima che passa. Prima, seconda, adesso vediamo. La vita. Che cool. Mi è piaciuta questa battuta finale. Non ho ben capito le relazioni come sono composte, però vabbè. Tokyo Mew Mew, secondo trailer ufficiale. E che fai? Te ne privi di Tokyo Mew Mew? È certo che non te ne privi di Tokyo Mew Mew. Mew Mew. Boktachi ningen wa tsumi bukai sonzai nan da. Ningen no sei de. Demo ningen mo doubutsu mo chikyu no nakama da kara. Kitto nanika dekiru hazu. 何かって?分かんない。でも、ほっとけないよ。ほっとけない! Aiaia! Sailor Moon! È un furri! Mew Mew Ichigo Metamorfose! Ma scusate, aspetta. Ma questa è... Le Mew Mew? Cioè, nel senso, sono... Io me la ricordo lei, scusate, è una cosa che esiste da anni, vero? Il vecchio cartone, sono le mie... non mi ricordavo che si chiamassero Mew Mew. Gragnocche. E dove lo fanno? Non ho capito dove lo fanno. 2022, 24 e 30. Chi è che c'ha la mezzanotte? Che cos'è mezzanotte? 7, 6, 7, 5. Ci sarà un'anteprima tipo il 7, ma il 5. Ah, il 5. Ah, il 5 luglio e il 6 luglio fanno qualcosa? Non ho capito. Però, boh. Tokyo Mew Mew Anime, Tokyo Mew Mew New Anime, Tokyo Mew Mew Anime. Ma che cazzo so, i tag? Ma metteteli nella sezione tag. Ah, bravi. Vabbè. Allora, prodotto di Hulu. Non so se sia un film o una serie, l'ho buttato nella categoria film. Ma magari, in verità, è una serie. Non lo so. Scopriamo. No one's heard from Malik. Isn't he home? We're gonna go see. Parigi 1986, non l'abbiamo già visto questo? Well, the police are aware of it if it's on the radio. Sì, sì, me l'abbiamo già visto, eh. There's gotta be an explanation. Your brother Malik was found last night in a stairwell where doctors pronounced him. Ah, ho visto un teaser. I saw him, Momo. They butchered him. Tell me why. It won't bring my son back to life. We can't bring back Malik, but we could get some justice. Justice for Malik! Sì. Poi, allora, Lanterna Verde è un nuovo trailer del film d'animazione, penso, che abbiamo visto qualche settimana fa, però questo è quello nuovo, sembrava molto carino quando l'avevamo visto la prima volta, quindi vediamo anche il secondo. Ok, Warner Bros. Animation, musica DC Comics. Ciao. Hey. Intruder. Whoa. I have pointy ones too. Look. Who are you? How did you get a ring? My name is John Stewart, and if I told you, you wouldn't believe me. What the hell? At last.
last, I found you. John Stewart of Earth. What? You possess singular will. Welcome to the Green Lantern Corps. After years of bloody war, the Owen security net was disabled. Hal Jordan and millions of Thanagarians died that day. They will pay. Well, she's fun. Sinestro thrives on chaos and death. Get ready for a fight. Annihilate them. I've been up against that kind of barrier my whole life. It hasn't stopped me yet. A me è sempre piaciuto un botto Lanterna Verde, non lo so ragazzi, a me veramente mi fa impazzire. Coordinate set. Io aspetto che facciano un altro film. Let's go. Fico, per me fico, fico. E Invincible sì, l'ho visto. La live dove gioca Fallen Order, basta che cercate così, fate J-Tals Fallen Order e trovate la playlist. Inoltre l'ho messa anche nel... Se andate a vedere la reaction a Jedi Survivor, nel primo commento c'è gameplay di Fallen Order. E cioè avete proprio tutta la playlist con tutte le stream che potete guardare. Prossimo. Allora, film su David Bowie. Può essere... Capiamo. Questions have arisen, such as who is he, what is he, where did he come from, is he a creature of a foreign power... Is he a creep? È un documentario. Is he smart, dumb, nice to his parents, real, put on, crazy, sane, man, woman, robot. What is this? Green there, Hornet, David? Bello Green Hornet. Are you there, Mr. David Bowie? All people, no matter who they are, all wish they'd appreciated life more. It's what you do in life that's important, not how much time you have. Or what you wish you'd done. Dal momento non c'è. Prossimo trailer, Abandoned. Vediamo un pochettino che cos'è. Sempre un filmetto. The city wasn't good for us. We have been dreaming about a place like this for a while now. Oh no, sarà un horror con... Ah, lei mi piace. It's been listed for a while. Why hasn't anyone bought it? There was... Sarà un horror, vero? We don't want to know. We do. È stato un incidente. There was a suicide. Double homicide. Eccala. I suppose you're out. Lei che cos'è che ha fatto? You know I don't mind a little haunting. We'll take it. Cazzuta. Kind of perfect, right? This door won't open. Yeah? I thought they just had a daughter. There were two. Oh, cazzo. I'm sorry, I didn't mean to scare you. But I guess you folks aren't from around here. Che è il guardiano entrato dentro casa? Sure. What happened to the toy truck? I don't know how things just keep disappearing. You stopped seeking care when you moved. The move was supposed to fix things. Cazzo. I found the windows in her room nailed shut. So no one would find out what he was up to. You okay? You look like her. What happened to the boy? He wasn't killed. He lives in the house. Se fosse stato il vicino ad averli uccisi. It's this house. I don't feel like I'm alone. Oh
Compaiono i piedi? Oh cazzo. The wardrobe. There's a reason it is where it is. Che ansietta. Diamante, grazie per il resub, è tornato nella flotta spaziale per il 25esimo mese, grazie mille. Allora, un altro di Hulu, Wildhood. Che cos'è? Quanta roba! They look the same. And what if they don't fit anywhere? That's how your mother felt. She felt like she didn't belong. You said she was dead! She's dead the day she left his house, all right? Quanto è alto? She don't want you. Don't you dare! Back. You're into dirt bikes? What's your favorite ride? Are you a Micmac? Link's Micmac. No, I'm not. It's Mi'kmaq. Yeah, we don't need your help. What's all that? Regalia. For dancing. A good dancer can make a bit of cash. You any good? She ran away. Why didn't you take me with her? Lincoln, con la quarta guida. Poi Wildhood come si traduce in italiano? Selvaggità? Selvaggità si può dire? Selvaggezza? No, ma non è inteso, non è inteso cibo selvaggio. No, non è inteso quello. È tipo l'essere liberi e selvaggi. Però come si dice con una singola parola? Salvagente. Non penso. Ferocia, ma no, non credo. Aspettate, volevo farvi vedere la fotina che ha caricato Sano XVI. E infatti, bravo Antonix, quello stavo dicendo. Bellina, carina e colosa. Potrebbe essere un gioco di parole tra Childhood e Wildhood. Penso quello, però è Wildhood. Per quello, cioè, Childhood è capito, gioventù, giovinezza, quel che è, no? Uguale, selvaggezza, diciamo. Sì, ma la foto solo con me? Ah, è dopo. Ah, non è vero, non c'è, vabbè, ma noi ci vediamo ogni giorno. Ci vediamo ogni giorno, ragazzi, cioè. Però sì, dov'è la mia foto con Sanone, eh? Dov'è? Dov'è? Anch'io sono stato leccato dal Masseo, non in faccia. Allora, tre trailerini da vedere. Perché non c'era Dread? Perché abita a Milano e... Allora, ultimi tre trailer da vedere. E... questi dovrebbero essere belli, carini e coccolosi. Andiamo. Beast. Dai, guardate fuori. Vi do il benvenuto a Mopane. Grazie per l'ospitalità. Devo recuperare il rapporto con le mie figlie.
Sono della mamma queste foto. Vedi, qui nella pancia, ci sei tu. Mi manca ogni giorno. Ma che cos'è? C'è un uomo davanti a voi. Oh cazzo. Ragazza, non scendete. Restate dentro, chiaro. Restate dentro. Prego. Che è successo? Che cosa ha detto? Ah, una truffa, diavolo. Una truffa. Significa diavolo. Ah. È una bestia, quindi. È questo il senso. Mai visto niente del genere. Molti attacchi. Senza mangiare la preda. I leoni non lo fanno. O almeno io non l'ho mai visto. E che cos'è? Torna dalle ragazze. Non è un orso. È Aslan. Prendi il volante, devi guidare. Guida. Di Narnia. Piano, piano. Respira, respira lentamente. Un orso nella savana. Vabbè, che ne so. Hanno detto non era un leone. E ho detto, vabbè, un'altra cosa che può ruggire così tanto. C'ha le zampone. Siamo nel suo territorio. Invece è un super leone. La legge della giungla. Ed è l'unica che conta. Cade giù nel lago. Ah no. Papà, sono armati. Non dovreste essere qui. Ma che cosa fate? Fermi, fermi! Devo portare via le mie figlie. Ora fidatevi di me. Io tornerò. Wow. Figo, cioè, hanno deciso di fare. Ok. Hanno deciso di fare una storia tipo, che ne so, lo squalo. Ok. Dove è andato? Non proprio, però, capito. Una bestia, una creatura incazzata con cui combattere. Va bene, ok. Poi, nuovo trailer di Elvis. Il primo trailer era molto figo, quindi vediamo quello nuovo. Our country itself is sick. That it's lost its sense of direction. Even its common decency. Non devi ancheggiare nemmeno col dito. Ci sono tante persone che parlano tanto, ma alla fine dovete ascoltare solo voi stessi. In quel momento fu sacrificato Elvis l'uomo e nacque Elvis il dio. E vi farò vedere chi è il vero Elvis questa sera! You're looking for trouble? You came to the right place. L'attore sta molto bene, a voglia. Looking for trouble? Look right in my face. Ottimo casting. Non aveva idea di quello che aveva fatto. You! Tra sta canzone rappresentarla, signor Presley. A me domani è una bella l'America storia. Domani tutta l'America farà che parlare di Elvis Presley. Che diavolo è Merluzzo che doppia lui, dite? Elvis Presley. Se non hai in mano gli affari avranno in mano te. Farò quello che voglio, canterò la musica che voglio. Sì, ma infatti, ma mettete una canzone di Elvis Presley dentro il trailer. Non so chi sia che canta. Oh, questa è famosa. Mi sbatteranno in galera. Il modo in cui canti è un dono di Dio. Non ci può essere niente di male in questo. Se non mi dai ascolto, tutti i sacrifici che ha fatto tua madre andranno perduti. Credimi. Ci hai parlato tanto del nuovo Elvis. Ma quella gente lì non mi cambierà mai! Penso che se è un sogno ce la farai. Io non ho mai visto nessuno come te. Lo spero tanto. No, sembra Merluzzo quando parla. Senza di me non ci sarebbe nessun Elvis Presley. No, quindi poi diventa tipo un mezzo cattivo. Quando le cose sono pericolose da dire,
signore e signori, però... ecco a voi Elvis Presley. Ha impostato la tonalità di voce in un modo particolare che pare mezzo questo non no. È un concerto nostalgico. Faremo qualcosa di diverso. Però per me è lui, ragazzi. Cioè, non so se ci sia scritto qua. Elvis. Oh. Vabbè. Ultimo trailer del giorno. Ho fiducia. Molta fiducia in ciò. Mission Impossible. Mission Impossible parte 1. Secondo me, tra l'altro, marketing geniale pubblicare adesso questo trailer per un film del 2023, perché essendoci Tom Cruise ed essendoci ora Top Gun al cinema, penso che l'abbiano fatto apposta, anche perché è sempre della Paramount. 3, 2, 1, via. Roma. Ma non parlano, quindi? Un teaser così? I giorni in cui combattevi per il cosiddetto bene superiore. Sono finiti. Sono finiti. Abbiamo l'occasione di controllare la verità, i concetti di giusto e sbagliato per tutti. Eliquel! Tu combatti per salvare un ideale che non esiste. Non è mai esistito. Scegli da che parte stare. Non è d'accordo. Bella sta musica. Venezia pure. Beh, un bel po' di location, eh. Cioè, Italia, deserto, treni, aerei. Il prossimo anno. Sì, vabbè. Ma che è Lupin? Tom Cruise! Sempre la sua corsetta classica! Pam 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 pam. Wow! Questa cosa l'ha fatta lui davvero, ne sono convinto. Ico che è tipo l'occhio! Dead Reckoning, parte 1. Questa è la prima volta che dividono a metà un Mission Impossible. Non so se sia l'ultimo, il penultimo che fanno. Nel senso, fanno parte 1, parte 2 e poi forse concludono la saga. Boh, Rip Moto, beh, direi di sì, là la moto vola via. Tra l'altro mi è piaciuto, cioè, nel senso un po' strano, però mi è quasi piaciuto come a un certo punto qua, giusto per farti capire... quando uscirà questo film? Dove sta scritto? Boh, da qualche parte ti scrivono... vabbè, non lo so. Scrivono tipo quest'anno, doppia scritta. Era una cosa strana. Vabbè. Alla fine è un po'... cioè, si sta evolvendo, è un po' anche... cioè, Mission Impossible di base è come se fosse uno 007, ma americano. Che alla fine è quello. 007 è britannico e lavora per... l'MI6, loro lavorano per la CIA di base o altre agenzie, però è quello. Vi dirò, per me ci sta, pare figo. Poi il fatto di che lo facciano in Italia, soprattutto a Roma, voglio vedere dove sono stati, cosa hanno fatto. Bellino. Hanno cacciato dentro anche Deathstroke. C'è Joe Manganiello. Di Bush Time si vede che però esiste l'idea di questo Mission Impossible e la parte dopo è un ultimo dopo. Ah, ok. Proprio un altro. Fallout, aspetta. Eccolo. Il sequel, Mission Impossible Part 2, verrà distribuito il 28 giugno 2024 e sarà l'ultimo capitolo con protagonista Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt. Az. E quindi questo significa che o
continuano con un altro personaggio, con un altro attore, o ricominciano, cioè nel senso come 007. 007 cambia, ok? E fanno quindi tipo 007, oppure fanno che, boh, muore, non lo so. Vabbè, chissà, lo vedremo. Anche Fast and Furious 10? Sì, lo so che Fast and Furious 10 eppure l'hanno fatto a Roma. Sì. Ho appena scoperto, aspetta, che la quarta stagione di The Sinners su Infinity Plus. Pog! Io The Sinner vidi solo la prima, era molto carino. Guarda il teaser di Stranger Things. Ragazzi, ma sta alla fine della puntata, non me lo posso far vedere su Twitch, su Netflix. Cioè, ma penso di averlo già visto. Comunque, apriamo il pacchettino, va. Io c'ho un mix di sonno e fame, ragazzi. Oggi mi sa che proprio vi saluto prima, mi dispiace. Allora, pacchettino. Pacchettino che insomma. Pacchettone, ragazzi. Pacchettone. Io non... Cioè, allora... Vediamo cosa c'è dentro, vi dico se io sapevo cos'era, perché a me nessuno ha detto ti mandiamo una roba, però certe volte mandano senza dire, quindi, però voglio sapere che cos'è, sono curioso. L'avevamo detto, l'avevamo anticipato, mamma, Universal bellissima, ma quanta roba ci sta? Ragazzi, allora, cominciamo con calma. Maglietta di Jurassic World. Pog. Poi, penso che sia un, ok, un, diciamo, un taccuino marchiato Jurassic World. Poi? Aspettate che c'è tanta roba, eh. Ciao, James. Termos. No. Vabbè, non è un termos, è una borraccia. Però borraccia marchiata Jurassic World con il colore dell'ambra. Bello. Bello. Mi piace, mi piace. Poi? Cappellino. Oh, bellissimo questo kit. Poi? Mi sa che è una spilletta. Bellino. Spilletta del T-Rex. Molto carino. Io amo le spillette. E poi? Ultimo, ragazzi. Ferro plastica? Ferro. Ultimo. Ma non per importanza. Ragazzi. Ultimo, ma non per importanza. Aspettate. Come si fa? Aspettate. Allora, qua gli premo la coda. Bellissimo. Clamorosamente bello. Tyrannosaurus Rex. Ah, ok, proprio il semplice tirannosauro. Ma può mangiare qualcosa? Dov'è il mio la mia preda? Dite che c'è la preda. Dov'è la preda? O non c'è la preda? Mi sa che non c'è la preda. Ma è una baia. Tocca cambiarti il suono. Ciao, sono il fazzone. Voglio andare a giocare a League of Legends. La coda? Sì. Oddio, aspettate. Capiamo. E allora, un attimo tutto incastrato. Però sì, si può muovere un po' di più. Aspetta, anche...
Molto figo, vi dirò. Sono un bimbo felice. Molto figo. Ma poi è gigante. È veramente gigante, ragazzi. Ah, dici, ci mordo aria? Mi è spaventata. Vabbè, molto carino. Grazie mamma Universal. Allora, sincero, ragazzi, questo qua è il miglior regalo che un'azienda mi abbia mai inviato riguardo film, eccetera. Ma non per il T-Rex in sé, ma la quantità di cose, cioè la varietà di cose. Una maglietta, un cappello, una spilletta, un taccuino, una borraccia più il super T-Rex gigante. Una bomba, magari tutti facessero così. Molto carino. Aspetta! Plot twist! C'è un'altra cosa! What is this? Pure un portachiavi! Ehi! La bomba! Frecciatine! No! Un consiglio per il pubblico. Ah. Molto molto figo. Molto figo. Aspettate. Ora vedete. Ma non scappa, sta qui. Ma un attimo che l'ho toccata! Ha mai mollato 18 kg di peli! Cioè, non so se lo vedete! Avete visto un attimo che l'ho sfiorata, eh? Ma che cazzo! Col caldo, vi giuro, sì! Sì, ma lei poi è già a pelo lungo! Sì, si spela troppo! Troppo! Cioè, ho visto il trailer di The Winnie the Pooh Horror. No, ragazzi, un trailer non c'è. Corretto? Cioè, ci sono delle foto. Quando uscirà il trailer lo guarderemo sicuramente, ma un trailer non c'è. Abbiamo controllato anche oggi. Non c'è. In teoria. Si sta facendo la muta, tipo, esatto. Però, yeah. Sono tutto pronto per andare a Jurassic World. Gang. Con il mio taccuino, la mia borraccia e la mia maglietta. Winnie the Pooh Horror. Sì, vi faccio vedere la foto se non l'avete mai vista. Cioè, se non l'avete vista. Allora. Poi vi saluto, eh. Perché Winnie the Pooh ha perso... Cioè, nel senso, ha perso. Sono scaduti i diritti della Disney. Quindi la Disney non ha più i diritti su Winnie the Pooh. È un personaggio pubblico. Eccolo qua. Winnie the Pooh. Era un horror con Winnie the Pooh. Boobest. Boobest. E basta. Veramente fatto male, però. Beh, sì, è una è quello che è praticamente una maschera inquietante. Cioè. Che si chiama Winnie the Pooh Sangue e Miele. Il protagonista Chris Pratt di Winnie the Pooh. No, non mi sembra. Non mi sembra. Non mi pare. Chiaramente questa foto.
che è l'unica foto in cui ti fanno vedere Winnie the Pooh. Winnie the Pooh sta in secondo piano. La domanda è: chi ha progettato un marketing così funzionale? No, io lo voglio vedere, io sinceramente lo voglio vedere. Quando esce, ragazzi, il trailer, ditemelo subito, eh. È da vedere per forza. Trailer finale a sorpresa di oggi. Allora, capiamo. Winnie the Pooh horror movie trailer. C'è sta un trailer. Però il tipo nella descrizione scrive che questa roba qui è una roba fan made. È un concept disconnesso dal film horror annunciato di Winnie the Pooh. Ma allo stesso tempo sembra molto simile ed è una piccola anticipazione che io mi guarderei volentieri. Ma che? Just like I take the honey from the la maschera bees. È la stessa, capito? Ora io Christopher Robin. The road with me. We'll slay them all till no one remains. Cause Winnie the Pooh's in public domain. I'm violent now, but still the same. Silly old bear. La linguetta just fuori si insane. How the hell did they get ugly? E vabbè, ragazzi, vi dirò, per oggi i trailer hanno fatto il loro. Mi sono sinceramente cacato sotto. Non me lo aspettavo. Completamente rovinato l'infanzia. Eh sì, ma pensate quando arriverà con Topolino, ragazzi, questa cosa, Pensate quando succederà con Topolino, perché succederà. Assolutamente. Comunque, io oggi vi saluto un po' prima, ragazzi. Scusate, ci vediamo domani in stream. Non penso che domani purtroppo ci sia il talk show. Non lo so, ve lo faccio sapere in verità. Perché forse sì, forse no. Capiamo. Mi sono tagliato i capelli? Sì, venerdì. Sì. E ci vediamo domani. Ma soprattutto, noi ci vediamo sempre tra le stelle. Buona domenica. Sapete che a fare solo scatush a me fa male tutto qua, il muscolo per la palestra, maledetta palestra. Scatush! Thank you.